Ma Lucio non manca, nel senso che tutto ciò che lui ha fatto è sempre qui, non manca. Il grande potere della musica è quello di restare e di far restare qualsiasi grande comunicatore, qualsiasi grande cantautore, qualsiasi grande interprete. E quindi io Lucio lo sento, tuttora lo ascolto e per me non manca, manca quello che avrebbe potuto scrivere domani e quello che avrebbe potuto scrivere in questi 7 anni. E quindi si spera di poterlo ascoltare attraverso la sua influenza nei confronti del nuovo cantautorato, perché il patrimonio culturale italiano è composto da tanti modi di scrittura. Quello di Lucio è uno di questi, è sicuramente tra i più importanti. Com'è, Marco, per te dare voce ad Anna e Marco? Ma è una maniera emozionantissima di raccontare una cosa che ha raccontato Lucio, ma che è talmente semplice che, anche se il mondo oggi è completamente cambiato, ma le storie vere appartengono comunque a tutti, e quella storia appartiene ancora a tanti che attraverso l'amore riescono a venire fuori dalla depressione, dalla solitudine, dalla paura, da condizioni difficili esistenziali, da tutto ciò che comunque spaventa il mondo di oggi, i ragazzi di oggi. Quindi una storia che può essere una storia di un ragazzo e una ragazza di paese, di città, però questa semplicità nel raccontarla è sempre una grande emozione per tutti, non credo sia solo per me.